continuo a chiedermi che cosa è Bollenti Spiriti, che razza di guaio abbiamo combinato. Io alla fine sono giunto a questa conclusione, che in fondo Bollenti Spiriti, questo piano per le politiche giovanili, lo abbiamo fatto noi in fondo per assolvere uno scrupolo di coscienza, diciamo un ormai irreprimibile senso di colpa. Questa è la prima generazione di adulti che, per tante cause, probabilmente per la prospettiva di una significativa dilatazione della propria speranza di vita, questa è una generazione che ha come prospettiva quello di vivere molto più a lungo rispetto alle generazioni precedenti, diciamo così, ad un certo punto ha preso a pensare più a se stessa che alla generazione che incalzava le proprie spalle. È una generazione, quella mia, quella nostra, quella degli adulti, che ad un certo punto si è fatta prendere da questa pulsione, direi, narcisistica ed egoistica, quel testimone che normalmente nel cambio delle generazioni ad un certo punto avverti il bisogno di passarlo e in quel gesto scopri il senso di te stesso, che il senso di te stesso si compie nella misura in cui dai all'altro, a cui è dato la tua vita, la possibilità di esprimersi. Ebbene, questo movimento fisiologico è come se ad un certo punto si sia inceppato. E così dicono gli osservatori, è la prima generazione di padri che non pensa alla generazione dei propri figli, ma sta pensando esclusivamente a se stessa. Padri che pensano ai padri. Ed è terribile questa roba. Ad un certo punto lo fa venire lo scrupolo di coscienza, il senso di colpa. Io credo che noi in fondo stiamo dando voce a questo senso di colpa, stiamo cercando di risarcire quella chiusura generazionale a cui abbiamo condannato l'intera generazione dei nostri figli, ma è anche la risposta al bisogno che abbiamo di riprendere il cammino verso il futuro. Perché solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano davvero.